Rinnovo delle cariche sociali nel motoclub Taro Taro Taro, un'occasione per fare anche un bilancio dell'attività svolta. Elezioni del motoclub Taro Taro Taro. In diretta la proclamazione dei vincitori del nuovo consiglio direttivo. Vediamo. Peccato perché per pochissimi voti non è entrata in consiglio Belen, che sarebbe stato, sarebbe stata una forzomma, avrebbe migliorato la situazione. Allora, poi se con 7 preferenze Gino Scarpenti entra a pieno titolo in consiglio, anche dopo la sua dichiarazione che non avrebbe voluto esito. Questo vabbè, perfetto. La Luisa con 10 nuovamente, Roberto Mallero con 12, Gallingani con 14, io dico, voglio sapere proprio. Manuel Rossi con 15. Io con 16 non avete capito che non volevo farlo, però per fortuna per un solo voto Cipriano mi passa e da quota 17. Allora, in un mondo di politici che cercano tutti di vincere, te hai vinto e sei qua un po' titubante, sei il nuovo presidente del motoclub. Ma no, ma proprio fregato stavolta. Non mi aspettavo, non me l'aspettavo. Non sono abituato a. So, tu sei dall'inizio del motoclub, sei sempre stato una colonna portante, quindi secondo me conosci molto bene il motoclub. Sì, però io sono forse uno di quelli che ha fatto anche meno di tutti. E non mi merito questa cosa qua. Vediamo cosa dice il vecchio presidente che è qua dietro, che è molto arrabbiato, vero? No, io sono contentissimo, gli ho mollato la patata bollente, gli ho fatto una campagna elettorale strepitosa e l'ho fregato. Per fortuna, no, non è vero, lui a parte gli scherzi. Cipriano rappresenta un po' il punto di unione fra tutti, perché riscuote la fiducia di tutti i soci, perché è molto bravo a relazionarsi con tutte le persone della Valtaro, per cui sarà sicuramente un buon public relation man. E comunque ha la stima appunto non solo dei soci, ma anche fuori dal motoclub. Secondo me è la persona giusta e insomma, sono molto contento che sia lui la persona che verrà dopo di me. Cipriano, ti dispiace che Belen non è entrata in consiglio per pochi voti? Quello molto. Magari se c'era, però o accontentiamoci, dai. La inviterai per la prossima motocavalcata? Un bel super ospite. Vediamo. Elezioni in allegria e in tranquillità. Il nuovo presidente Cipriano Toma, il vecchio presidente Gigi Battoglia, per un solo voto, ma non voleva ricandidarsi, ha fatto il passaggio di consegne. Lunga vita al motoclub Taro Taro Taro. Dovranno proprio mettercela tutta questa sera le ragazze della Roby Profumi per battere la terza in classifica a San Martino di Lupari. L'incontro si presenta infatti quasi proibitivo. Terminato il ciclo degli scontri diretti per la salvezza, la Roby Profumi sarà di scena questa sera alle 20:30 a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, per la quinta giornata di ritorno del campionato di A2 femminile. Nelle ultime due trasferte le ragazze del presidente del Nevo hanno saputo cogliere due importanti vittorie, ma la gara che le attende ora si profila, almeno sulla carta, davvero ostica. Il Fila San Martino di Lupari, infatti, è una delle migliori formazioni di questo campionato e già nella gara di andata aveva dimostrato tutto il suo valore imponendosi al Palaraschi con il punteggio di 62-46. Attualmente le padovane occupano la terza posizione in classifica a quota 26 punti e nelle 17 gare sino ad ora disputate sono state sconfitte solo 4 volte. Inoltre, nell'ultima partita, le ragazze del coach Lodde hanno fermato la striscia vincente di Marghera imponendosi in terra veneziana per 54-51 dopo un incontro davvero equilibrato. La forza del Fila è sicuramente nel collettivo, dove spiccano però i talenti delle sorelle Dotto, di rientro dall'esperienza a College Italia, nonché la pericolosità offensiva della lunga Martina Sandri, che lo scorso anno ha giocato in A1 con Lucca.
Proprio Sandri è il leader offensivo del Fila con oltre 10,6 punti di media, a cui vanno aggiunti 7,8 rimbalzi a gara. Il fatto poi che nella media di realizzazione tra il pivot ex Luca e Maria Luisa Sarissa, che segna 4,2 punti a gara, sono comprese altre 6 atlete, la dice lunga circa il gioco corale che questa formazione riesce a praticare. Infine, rispetto alla passata stagione, al posto dell'inglese Gemman è giunta direttamente dal Norrköping Dolphin la svedese Stjärnström. Per la Robby Profumi, quindi, questo impegno appare, almeno sulla carta, decisamente fuori portata, se non che, proprio contro le grandi, le ragazze del coach degli esposti sanno mettere in campo la propria miglior pallacanestro, come del resto hanno già dimostrato sia contro Bologna che contro Milano. La Robby Profumi salirà in terra padovana con le stesse 10 ragazze impegnate nella sfortunata gara di domenica scorsa contro Cagliari, cercando però di replicare le ultime 2 prestazioni positive delle trasferte di Biassono e Alghero. La partita contro San Martino rappresenta poi la prima gara di un trittico davvero difficile, che vedrà le borgotaresi opposte sabato prossimo alle seconde in classifica del Vigarano, per poi sfidare Bologna, ovvero la prima della classe. Pertanto un buon risultato in quel di San Martino permetterebbe alle bianco-blu valtaresi di affrontare queste 2 sfide con maggior determinazione e convinzione. Le previsioni del tempo per domani, domenica 12 febbraio. Cielo coperto o molto nuvoloso con deboli nevicate. Temperature minime tra i meno 6 e i meno 2 gradi, massime intorno allo zero. Venti deboli moderati da nord-est. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Prima di lasciarvi vi ricordo che domani domenica il nostro notiziario non andrà in onda e ritornerà lunedì sempre alla medesima ora. Buonasera e buon weekend a tutti.